Non sono importanti i soldi, è la competizione, è giocare la partita e vincere. È solo questo, lo diceva il mago di Wall Street, Gordon Gekko. Siamo nella società del Doubt Des, e cioè nessuno fa nulla in cambio di niente. E l'argomento resilienza ed economia riguarda proprio il dover dare qualcosa in cambio per riceverne altro. Resilienza e finanze, economia, quello che serve per diventare un campione, prima di tutto, sono i soldi. Se non si hanno i soldi, chiaramente diventa molto difficile competere verso il professionismo. Se siamo qua a parlare di questo argomento, sicuramente dobbiamo trovare delle soluzioni per chi non ha le possibilità di investire i famosi 500.000 euro in 10 anni, e cioè 50.000 euro all'anno, per provare questa grandissima scommessa del professionismo. Perché 10 anni? Perché almeno dai 18 ai 28 è l'età minima per poter provare ad entrare nei primi 100. Caso in cui non si disponga di possibilità economiche importanti, diventa fondamentale distribuire queste risorse negli anni giusti, negli anni in cui la scommessa può risultare vincente, e cioè dopo i 17-18 anni. Tutto il periodo prima l'investimento deve essere fatto, come ho detto precedentemente, sulla formazione e meno sulla competizione. La competizione può essere tranquillamente gestita a livello locale, sino al raggiungimento di quel livello che porta a gareggiare in ATP e quindi a conquistare i primi punti verso il professionismo, o per le donne WTA. La resilienza in condizioni di problematiche economiche sta nella voglia, nella motivazione a raggiungere l'obiettivo pur avendo maggiori difficoltà rispetto agli altri. Ancora una volta, nella distribuzione di questo investimento la figura del genitore diventa importantissima, perché l'investimento deve essere effettuato soprattutto in qualità e non in immagine o in viaggi o in situazioni che possono essere convenzionali ma non portano all'obiettivo. Quindi restringere il campo d'azione dell'investimento sulla qualità, cioè sull'avvalersi delle migliori consulenze per effettuare le scelte giuste. Attenzione a non cadere nella trappola dei compromessi. In una società del Doubt Des, se non avete da dare nulla in cambio della copertura economica, probabilmente il servizio che vi sarà offerto non potrà essere dei migliori. Ora vi faccio due ragionamenti. Riguarda la ricerca da parte vostra dei migliori consulenti per la preparazione fisica, per il tennis, per la parte mentale. La seconda invece è quella di rubare più informazioni possibile e diventare esperti di voi stessi. Ho visto giocatori in giro per il mondo probabilmente più preparati nella loro area personale di tanti altri esperti del settore, perché hanno messo insieme le migliori informazioni prese, rubate, carpite agli allenatori che hanno avuto, le hanno messe insieme e hanno creato un allenamento personalizzato, sintesi delle diverse esperienze di allenamento. Diventate allenatori di voi stessi. Questa soluzione cheap economica non è certo la migliore, è solo per chi non ha le possibilità di permettersi un allenatore privato, per chi non ha le possibilità di pagare tante ore di allenamento, ma è nello stesso tempo per chi, pur emergendo, non vuole sottostare a dei compromessi qualitativamente molto bassi, ma economicamente vantaggiosi. Quanto invece riguarda tutte le spese che si riferiscono al viaggiare, alle competizioni, una soluzione molto pragmatica è quella del camper o dell'auto, e quindi l'investimento effettuarlo
esclusivamente sul trasporto, sull'ammortizzare i viaggi e quindi sul dormire e il mangiare in una abitazione mobile. L'errore di tanti è prediligere un viaggiare di livello alto a scapito di un allenatore di alto livello. Non risparmiate sugli allenatori, è l'errore più grave che possiate commettere. Ricapitolando, resilienza e gestione delle proprie finanze. Numero 1, investimento sulla qualità dell'allenatore. Numero 2, risparmio nella gestione degli allenamenti prediligendo la quantità una volta avuto un programma di qualità. Numero 3, accrescete la vostra cultura di allenamento il più possibile per diventare indipendenti in diversi settori. Numero 4, risparmiate sul viaggiare, ma non risparmiate sulla qualità degli allenatori. E per concludere, ogni qualvolta che si presenti l'inizio di un infortunio, non badate a spese e puntate immediatamente al massimo che ci sia, perché altrimenti rischiate di perderci più soldi e più tempo e non risolvere il problema. Go big or go home. Pensate in grande o rimanete a casa.